Ciao ragazzi, io sono Red e oggi recensiamo l'MP7 A1 della VFC e io sono malato. Let's go! Allora, partiamo parlando del calcio. È regolabile in 4 diverse posizioni. La prima posizione dove è completamente chiuso, la seconda, la terza e la quarta. Subito di fianco al calcio troviamo la leva dell'otturatore. Tirandola indietro è possibile aprire lo sportello dell'otturatore. Ovviamente, visto che non c'è il caricatore dentro, questo non rimarrà aperto. Nel caso ci sia il caricatore dentro e questo sia vuoto, invece, nel momento in cui andremo ad attivarla, questo rimarrà aperto. Se la volessimo sganciare, troviamo questo pratico tastino che la chiude. Il grilletto è in metallo, con sicura doppio grilletto, quindi se premete sul lato questo non si attiva, ma se lo premete in mezzo invece si attiva. Le tacche di mira sono abbattibili, ci sono sia in questa versione che in quella alta che in quelle basse, incluse nella scatola. Passando alla parte anteriore invece troviamo una impugnatura abbattibile, basta tirar giù questa piccola levetta e si può chiudere per far diventare il fucile ancora più compatto. E uno spegnifiamma con filettatura proprietaria. Sopra lo spegnifiamma troviamo questo pirullo che ci serve per regolare l'op-up. Questo è un grosso pro perché non dovremo stare ad aprire la camera dell'otturatore per girare la solita rotellina oppure andare a svitare delle vitine sopra il fucile, ma potremo regolarlo semplicemente da qui davanti. Come vi ho detto, questo è il modello A1. In particolare il peso, le dimensioni e anche il feeling di quest'arma sono uguali a quelle vere. Esiste anche un modello Navy dove al posto dell'impugnatura abbattibile troviamo 3 slitte, 2 laterali e una inferiore, che ci permettono di customizzare il fucile come ci pare. Questo modello non è provvisto di slitta inferiore in quanto è già presente un'impugnatura abbattibile, è però possibile montare 2 slitte laterali in stile G36. Passiamo adesso ai perk, come li chiamo io, di questo fucile. Uno è sicuramente il per 2, ovvero che la maggior parte dei tasti di rilascio, il selettore di fuoco eccetera eccetera, sono stati pensati, sono stati posti 2 volte sul fucile, uno sul lato sinistro e uno sul lato destro, in modo tale che anche voi mancini, figli del demonio, come quelli con i capelli rossi e la barba, possono appunto poter utilizzare il fucile senza impedimenti. Successivamente c'è il per 3, che si riferisce invece agli attacchi cinghia sul fucile. Ce ne sono infatti presenti 6 in totale, 3 da una parte e 3 dall'altro, in modo tale che voi ve lo possiate attaccare anche sotto le palle. Passiamo adesso alla carrellata di informazioni, pesi, dimensioni eccetera eccetera che tanto amate. Allora, il colore ovviamente è black, i materiali sono lega di zinco, alluminio e polimero. Il calcio, come vi ho fatto vedere, è allungabile in 4 posizioni. Il peso è di 2 kg 130 grammi, molto molto leggero. La lunghezza è di 38 cm col calcio chiuso oppure 59 cm col calcio aperto. Il funzionamento ovviamente è a gas, infatti vengono caricati questi pratici caricatori che sono davvero ben fatti. E i loghi sono ufficiali della Eckler & Koch, come la versione vera, serigrafati. Le tacche di mira, come vi ho detto, sono abbattibili. La modalità di sparo è sicura, colpo singolo, raffica. Il guscio è completamente in polimero e il sistema di scarrellamento è un blowback. Anche qui bisogna fare un inciso in quanto è uno dei migliori sistemi di scarrellamento che si abbia mai provato, ma questo ve lo faccio dire da Giuse che l'ha provato in campo. No. Dai. Va bene. Rincula come una puttana. Va bene, passiamo alla prova di tiro. Pallini tip marrosa perché sono veramente zarri e vediamo come spara. Sparo da sinistra per farvi vedere quanto balla la mia guancia. Va bene, passiamo adesso ai pro e i contro. Ci sono veramente pochi contro su questo fucile. Uno di quelli che si è infastidito un pochino di più è probabilmente che la leva d'armamento e il bolt release, che sono spesso soggetti a usura, siano in plastica. Questo può provocare che se non stiamo attenti quando rilasciamo la leva o la tiriamo in maniera sbagliata, questa si vada a rompere. È una cosa piccola, secondo noi era meglio però farli in maniera che fossero un po' più resistenti. L'altra piccola pecca di questo fucile è che con il freddo i caricatori non performano al massimo. È una cosa veramente minima in quanto la differenza come performance rispetto a questo che è della VFC rispetto a un Tokyo Marui è di qualche secondo. Ovviamente sarà necessario tenere dietro al fucile, quindi magari ingrassare un po' gli interni in modo tale che non avvengano inceppamenti o che il gas esca. Sono cose veramente piccole che avvengono solamente quando ovviamente c'è molto freddo. Passiamo adesso, dulcis in fundo, ai pro.
mi sento di dire che il primo pro importante di questo fucile è il rinculo. Come avete visto nella prova di sparo, quando spariamo con questo affare si sente che rincula in maniera secca, rincula in maniera realistica e ha sinceramente, come vi ho detto anche Giuse, uno dei sistemi di rinculo migliori su questo genere di armi che abbiamo provato finora. I caricatori sono di ottima fattura, tengono 40 colpi e si attaccano perfettamente all'interno del fucile senza ballare. Il terzo pro è sicuramente la fattura non solo dei caricatori come ho già detto, ma del fucile in generale. È veramente ben costruito, è un'arma che non balla, tutto è fatto bene, ci sono... Ups. È completamente ambidestro, quindi ci sono i selettori di fuoco, i tasti di rilascio da entrambe le parti ed è stato veramente ben congegnato ed è estremamente maneggevole e compatto. Tutto questo va a combinarsi nel quarto pro, ovvero che il fucile è veramente efficiente, spara precisamente per quanto sia un fucile a gas, dove normalmente il rinculo porta a sbagliare qualche colpo e a portare il pallino ad andare in direzione diversa da quella che si vuole. Funziona perfettamente, non si inceppa, scarrella e si carica veramente facilmente ed è veramente funzionale e performante. Quinto ed ultimo pro c'è sicuramente quello che vi ho detto quasi a inizio video. Questo pirullo per regolare l'op-up è di una comodità impressionante. Raramente si ha in un fucile a gas la possibilità di regolare la caduta del proiettile con una precisione e con una facilità come fornita su questo fucile. Hai finito di scarrellare quell'affare? È bellissimo. Questo è tutto quello che ho da dirvi su questo fucile. Se siete interessati a provarlo, toccarlo con mano, eccetera, eccetera, passate in negozio. Che a noi fa piacere. Qui da Ren è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ti ho mai detto qual è la definizione di follia?